Allora, il tema di quest'anno è particolarmente affascinante, ma anche dal punto di vista scientifico delicato da studiare, perché si tratta di Galeazzo di Tassa e della diffusione del petrarchismo nell'Italia del Cinquecento, soprattutto guardando con un occhio al Regno di Napoli. Galeazzo di Tassia, che è conosciuto come grande poeta, ma anche come un barone che angariò tantissimo i vassalli, una sorta di Caravaggio della pittura, grande con i colori e invece un uomo sicuramente da non imitare nella vita quotidiana. A vincere il premio è stato il professor Pierpaolo Cetere, che ha fornito un lavoro altamente scientifico basato da delle fonti bibliografiche notevoli, e abbiamo deciso appunto di premiarlo come vincitore. Ne esce fuori una figura nuova di Galeazzo di Tarsia, che non vive più da solo, ma è anche all'interno della propria famiglia, con tutte le scelte, con tutte le conseguenze derivarono dal suo comportamento poco democratico, se possiamo dire, rispetto a quel periodo.